la musica naturalmente per essere soltanto o qualche cosa per far dimenticare la vita, ci sono troppe cose che si possono, c'è la televisione, c'è l'internet, c'è tante cose, no? La musica o è una necessità o è qualche cosa che ha veramente a fare profondamente con l'esistenza umana, cosa che io credo, perché penso che Bach, Beethoven e compagnia non erano soltanto maestri di contrappunto, ma erano grandi esseri umani che avevano un messaggio importante a far passare, e lo facevano attraverso la musica perché erano musicisti e non filosofi o altre cose. Ma si dice sempre, per esempio, che c'è bisogno di una grandissima maturità emozionale, maturità umana, per capire il senso di certi pezzi di musica. E io, anche mio padre, siamo stati molto criticati quando io ero molto molto giovane, 12, 13, 14 anni, e suonavo le ultime sonate di Beethoven, e tanta gente diceva no, e criticava molto, soprattutto mio padre, di lasciarmi fare questo, perché diceva, per questo c'è bisogno di una grande maturità emozionale che un bimbo di 12, 13 anni non ha. E mio padre rispondeva sempre: la maturità non è una questione d'età, che c'è gente che non è matura agli 80 anni e altri che sono maturi precocemente, ma che in ogni modo, anche se questo argomento è vero, c'erano più possibilità di arrivare a una certa maturità con queste ultime sonate di Beethoven se si incominciava presto e si lavorava su questo tutta la vita, invece che aspettare a un punto molto più tardivo per incominciare con questo. E dunque io, se volete, ho avuto l'opportunità o l'obbligazione di cercare la maturità prima della musica e della vita, perché fuori la musica andavo a scuola come tutti gli altri ragazzi di età e giocavo al calcio come tutti gli altri ragazzi, dunque è un'altra cosa, però avevo questo. Poi quando ho cominciato, diciamo, la mia vita adulta, ho visto tanti paralleli della vita che conoscevo già dalla musica, invece del contrario, come il caso abituale. Dunque, quello che esisteva nel 1952 e che esiste molto meno nel 2012, musicalmente, per esempio, è la base armonica, perché la dodecafonia schoenbergiana era appena conosciuta e dunque il mondo viveva in grande parte ancora in un modo tonale. E dunque l'importanza dell'armonia nelle educazioni musicali era molto più forte di oggi. Oggi abbiamo tante altre preoccupazioni, altre priorità, e questo per la musica tonale vuol dire fino a post-Wagner, no? Bruckner, Mahler e l'inizio di Schoenberg, è molto importante, perché l'armonia dei tre elementi chiave della musica tonale, armonia, ritmo e melodia, l'armonia è la più forte, perché si può ripetere un ritmo di qualsiasi complessità 1789 volte senza cambiare l'accordo, ma quando cambi l'accordo e continui lo stesso ritmo, hai un ritmo nuovo che è 1789 volte più lento, dunque ti dà una nuova dimensione. E questo che è un fatto che oggi, secondo me,
non è abbastanza riconosciuto. L'ultima volta che abbiamo parlato era il giorno precedeva il voto a New York relativamente alla missione della Palestina come osservatore alle Nazioni Unite. Non stato osservatore. Esatto. Non stato osservatore. Sì. Volevo appunto chiedere un commento su. Perché poi comunque l'Italia ha votato sì, lei annunciava quel momento. In quel momento l'Italia era indecisa e l'Italia aveva detto che seguirebbe il voto inglese. E questo mi ha veramente disturbato molto, perché dopo tutto sono gli inglesi che sono responsabili di tutto quello che è successo nel Medio Oriente, non parliamo di altri paesi del mondo, ma erano tutte colonie inglesi, la Palestina, Iraq, fino alla India, era tutto inglese, dunque in un certo senso questo. E poi non vedo perché un paese come l'Italia deve seguirlo. Poi gli inglesi, il ministro degli affari esteri inglesi ha detto il giorno prima del voto, dunque il 28 novembre, che l'Inghilterra sarebbe favorevole a votare sì, però con certe condizioni che non erano accettabili per i palestinesi. Ma sembra che all'ultimo momento il governo italiano abbia cambiato idea e ha votato sì, e per questo io sono veramente molto molto felice, e penso che l'idea che il voto a favore di questa risoluzione pro-Palestina del 29 novembre non sia un voto contro Israele, tutto il contrario. Abbiamo visto già tanti anni che il mondo è diviso fra quelli che vogliono aiutare Israele e altri che vogliono aiutare i palestinesi. Però così non si arriverà mai a una soluzione, perché dobbiamo trovare il modo che tutti si rendano conto che non esistono queste possibilità. O c'è un modo di fare quello che è bene per Israele è bene per i palestinesi e viceversa, o è male per tutti. L'orchestra, i professori d'orchestra oggi sono ad un livello così alto che possono risolvere i problemi di esecuzione, di insieme, di intonazione, da soli, tante cose. Quello che è importante è che il direttore d'orchestra sia in misura di farli capire come devono pensare. Voglio dire, per questo, questa frase va fino qui e non fino lì, e qui bisogna articolarla. E io, direttore, penso che il mio modo di fare questo è così, così. Non basta dire fate un po' più qui, insomma, ci sono sempre dei musicisti in tutte le orchestre che vogliono indicazione, in direzione chiare, più forte, più piano, più veloce, più lento. Questo non basta. Si deve fare in forma che loro capiscano il perché, e bisogna che il direttore sappia anche come. Quando si ha questo, uno si rende conto che i musicisti sono molto aperti, molto curiosi e non chiedono altro che questo. Io mi ricordo quando ho avuto il grandissimo piacere e onore di dirigere il concerto di Capodanno a Vienna nel 2009, mi pare. Io sono andato a Vienna il 26-27 dicembre per le prove, e nell'aereo, Austrian Airlines, mi siedo e dopo l'annuncio il volo durerà bla bla bla, questo numero bla bla bla, attaccate le cinture, tutto, viene il valzer del Danubio Blu. Nessuno dei passeggeri l'ascoltava, però era sempre lì. E io cominciavo a chiedermi,
tanti di questa gente, lo so appunto perché mi hanno parlato, avevano i biglietti per il concerto del 1° di gennaio. E io dico, questi che sentono ma non ascoltano, cosa faranno al concerto? Lo stesso. Gracias.